Professori studenti, buongiorno, siamo qui collegati dalla Regione Lazio, Fontana Liri, comune della provincia di Frosinone. Fontana Liri è conosciuta per aver dato i suoi natali a Marcello Mastroianni. Si è sviluppata la cultura cinematografica. Ha risposto molto bene il premio Fontana Liri per Marcello Mastroianni. Tanti saggisti, critici, registi, giornalisti, attori hanno partecipato all'evento. Sindaco, ci sarà spazio per i giovani nel mondo del cinema? Salve, il comune di Fontana Liri è conosciuto per aver dato i natali a Marcello Mastroianni, un attore di fama internazionale. Noi abbiamo ripristinato il premio Fontana Liri per Marcello Mastroianni dal 2016. Nella prima edizione è stato premiato Michele Placido, nella seconda edizione del 2017 Giulio Scarpati, nel 2018 Sebastiano Somma e lo scorso anno invece ci siamo affidati alla società Roma Film Festival per la realizzazione dell'evento ed abbiamo avuto diversi premi assegnati, tra cui quello per esempio a Roberto Faenza, a Giovanna Ralli e a Rino Barillari. È stato un evento molto molto partecipato che ha valorizzato il connubio Fontana Liri e Marcello Mastroianni. Ci auguriamo che attraverso queste iniziative e anche ipotizzando anche corsi per appassionati di cinema attraverso scuole di cinema accreditate si possano avvicinare tante persone che vogliono intraprendere questa possibilità per appunto avvicinarli al mondo del cinema. Scuola, teatro, musica, arte, danza. Ecco, secondo lei quale sarà il futuro in questi settori di Fontana Liri? Intanto noi abbiamo sempre cercato di sostenere e promuovere una forte collaborazione con le scuole, con l'Istituto Comprensivo Marco Tullio Cicerone, poiché appunto riteniamo prioritario questo aspetto. E ovviamente vogliamo integrare e facilitare anche la crescita dei ragazzi attraverso attività extradidattiche e in questi giorni sono iniziati i lavori per la realizzazione di un teatro comunale all'interno delle scuole medie e questo sicuramente aiuterà i ragazzi e tutta la cittadinanza ad avvicinarli al mondo del teatro e anche alla fruibilità appunto di spettacoli di vario genere come possono essere appunto il teatro, la danza o comunque ecco, altre iniziative di questo tipo. Il vostro comune è circondato dalla natura. Quale sarà il futuro per Fontana Liri riguardo il rapporto, l'equilibrio tra ambiente e cittadino? La tutela dell'ambiente è un altro aspetto molto importante, noi abbiamo una risorsa bellissima, sicuramente anche oltre che bellissima come risorsa naturalistica, ma anche dal punto di vista turistico, che è il lago Solfatara, con all'interno un bellissimo parco che è per bambini, per famiglie, per trascorrere appunto il tempo libero e immersi proprio nella natura. E sicuramente la tutela dell'ambiente attraverso un'attenta raccolta differenziata, un contrasto all'abbandono dei rifiuti con videosorveglianza, fototrappole per cercare appunto di arginare questo spiacevole episodio, fenomeno che ogni tanto diciamo si verifica ed ancora altre iniziative a tutela dell'ambiente come per esempio la realizzazione di viali alberati per cercare appunto di far sì che la nostra città possa essere ancora più verde è sicuramente un aspetto su cui puntare. In merito al rapporto tra cittadino e ambiente, sicuramente si inserisce la normativa che è stata approvata dalla Regione Lazio e che noi come abbiamo recepito della rigenerazione urbana a tutela appunto della difesa del suolo, quindi far sì che prima di
edificare nuove costruzioni, si dà la priorità di rigenerare i fabbricati che sono magari abbandonati, diroccati, e quindi senza andare a erodere nuovo suolo e contrastare questo fenomeno della cementificazione selvaggia. La rigenerazione urbana va proprio in questo aspetto, quello di... Gastronomia, in che modo si cercherà di salvaguardare i prodotti tipici locali? Attraverso il marchio DECO, il marchio di denominazione di origine comunale, che appunto è uno strumento che tutela la tipicità dei prodotti del luogo. Noi abbiamo anche fatto alcuni disciplinari, in particolare sull'olio di oliva, che è un prodotto sicuramente che può essere considerato un vanto del nostro paese e del territorio. Inoltre su altri prodotti tipici che poi possono essere anche veicolati e valorizzati con manifestazioni specifiche in cui appunto sono previsti percorsi enogastronomici che attirano visitatori e turisti. La sua amministrazione è balzata alle cronache nazionali per aver vinto una lunga battaglia contro il Ministero della Difesa per il pagamento dell'IMU sugli alloggi militari. Ci vuole spiegare meglio questa vicenda? È stata una lunga battaglia, una battaglia che è partita oltre 20 anni fa con degli accertamenti che il Comune ha inviato per il pagamento del tributo dell'ICI-IMU sugli alloggi militari. Nel nostro Comune è presente uno stabilimento militare e vi sono degli alloggi militari che erano per il personale di servizio. Su questi alloggi il Ministero è stato condannato a pagare il tributo. Nonostante addirittura la sentenza di Cassazione, quindi dopo aver perso in primo grado, in secondo grado e in Cassazione, addirittura due sentenze di Cassazione, la seconda del 2017, il Ministero ancora non saldava il proprio debito e nel 2019, a dicembre 2019, invece siamo riusciti ad ottenere quanto dovuto e questo fatto ha richiamato l'attenzione delle cronache nazionali con servizi anche su emittenti nazionali come Report, Striscia la Notizia, che hanno appunto ripreso questa curiosa notizia di una giusta battaglia che è stata portata avanti dal Comune di Fontanarieri, poiché appunto erano risorse che mancavano al territorio e al comune, quindi sono state recuperate oltre 500.000 euro di fondi che appunto mancavano nelle casse comunali, che hanno consentito di salvaguardare i bilanci e fare invece investimenti per il territorio e salvaguardare i servizi alla collettività. Ultima domanda: come il paese di Marcello Mastroianni intende incentivare il turismo? Prima di tutto dobbiamo mettere a sistema tutti gli aspetti che possono riguardare il turismo, quindi l'accoglienza, i servizi, i punti informativi, associazioni del territorio che possano accogliere turisti e cercare di organizzare visite guidate. Ovviamente fondamentale è promuovere il territorio e sicuramente il fatto che siamo il paese natale di Marcello Mastroianni, che è appunto una figura internazionale, può aiutarci a far conoscere e veicolare il nostro comune.